No, non cade. Insomma. Perfetto. Cade. Ti dico io. Se non gli metti qualcosa di insomma. Non cade. Se non la tocchi, non cade. Va bene così? Ci siamo tutti e due? Aspetta, eh. Siamo tutti e due? Sì. Vediamo, si gira. Sì. Ok, vai, vai. Cari amici, qui stiamo combattendo una battaglia che di soddisfazioni per il momento ce ne dà pochissime. Però noi, che abbiamo ieri fatto una denuncia che adesso Orazio descriverà dettagliatamente, abbiamo avuto anche la soddisfazione di alcuni riscontri, vedi ad esempio che bella cosa che è questa, vedi, no? Da una parte abbiamo questo, ma dall'altro abbiamo anche questo, non so chi è più bello, non so chi è più bello. Ma c'è ancora di più. Questo, c'è un articolo, e è un articolo su cui interverremo altre volte, in relazione al populismo, una parola inventata o fatta inventare da Lenin, che aveva lo scopo di bollare e irridere i movimenti popolari, quelli autentici, e non il bolscevismo, e sappiamo perfettamente essere totalmente impopolare e totalmente asservito, antipopolare, ecco, e totalmente asservito agli interessi dei finanzieri, tant'è vero che appunto i populisti per Lenin erano appunto i movimenti popolari dell'epoca, che ai quali davano di tutti i nomi, hanno dato il nome di totalitarismi, tutte cazzate dell'ostrega. E l'ultima fotografia vogliamo far vedere, è una vecchia fotografia, ma è indicativa. Il titolo è ovviamente "Così si ferma l'esodo". Questo è l'esodo. Preparatevi, cari amici, io mi sono trovato durante la guerra in una situazione similare. Non era così proprio piena, ma insomma ci stavamo vicini. Ecco. Allora, prima dell'intervento di Orazio, facciamo vedere le fotografie indicative delle modalità e dei pensieri, è vero, della gente che ci governa. Vedi questo articolo che riguarda... Dottor Marino. Marino, a sua insaputa, sapeva niente questo qua. A parte il fatto che... Il fatto già di non sapere è un reato, perché appunto non sapere vuol dire che non sei capace di sapere. Appunto. Tu sei lì perché devi sapere. È naturale. È la difesa dell'ostra, anche perché poi io non sapevo quando poi gli hanno tolto parecchi caccole dal culo. Sei assunti direttamente, fallo vedere tu, dal dottor Marino. Li assumeva direttamente, fuori concorso. Però lui non lo sapeva. Se non lo sapeva. Cioè, anche lui, praticamente, privo della capacità di intendere, di volere... Come Matteo Renzi, esatto, che noi abbiamo come il suo espressamente compare, denunciato. Come il suo compare Matteo Renzi. Volevo far vedere un'ultima fotografia, che è veramente molto bella, anche e soprattutto per sottolineare le antitesi. Ecco, vedi, il treno di Renzi è deragliato, eccolo qua. Allora, che cosa fanno vedere? Fanno vedere una fotografia, speriamo che si veda, dove si vede Obama, detto O'Banana, seduto, stravaccato su una panchina come siamo noi, alla sua sinistra la Merkel, alla sua destra niente un po' di meno che Renzi. La fotografia era finalizzata a far credere che questo qui se la vedeva coi due. In realtà la fotografia vera è quella che Renzi stava lì, ma perché si era messo per primo seduto nella panchina rispetto agli altri. E infatti tu la fotografia la vedi qui. Allora, e poi darò la parola subito a Orazio,
Noi dalla rivista Latinità ricaviamo una dichiarazione che ci piace molto, perché noi siamo innanzitutto latini. La nostra latinità è per noi un grande vanto. E sentiamo che cosa c'è scritto qui. Latini, chi vive? Alziamo questa vela latina e la affidiamo al mutevole vento della storia. È la latinità un'idea o un semplice e letterario atteggiamento spirituale? Vi è in essa una sostanza politica o soltanto una sintesi poetica? È storia o cronaca? È l'affermarsi di una civiltà o ricerca di forme nuove nell'evoluzione di quel popolo o dei popoli che l'hanno determinata? È Virgilio o Cagliostro? Per quanto antica, essa è moderna, e se è vero che l'anima è la vocazione degli uomini nello sgomento della cosiddetta modernità, anelano alle sorgenti, noi tentiamo di distinguere oggi, attraverso la ricerca e il ritorno alle fonti primitive ed architettoniche dello spirito umano, una nuova modernità assetata di spiritualismo e animata dalla volontà di uscire dalla voragine che i tempi attuali e sopravvenienti aprono allo spirito e alla realtà angosciosa degli uomini moderni. Qui tutto chiamiamo ad aiutarci. Le voci eterne dello spirito, le accurate simbologie della poesia, le forme eclettiche della politica, le forze insopprimibili della socialità. Di tutto e di tutti vi è bisogno. Il ratto d'Europa è un'allegoria. Il nostro continente oggi non è che una colonia, così come le intravide l'abate Galiani, oppure, come nella visione del Carducci, vi potrà essere chi bivaccherà a San Pietro in nome dello Spirito Santo? Ma noi, come Cola di Rienzi, partiamo dal portico d'Ottavia con spirito ardente per la strada unica che porta alla Rupe, immagine remota e nuova del nostro destino. Sollecitiamo dunque questo affascinante nome latino, lasciamo i presagi e i bassorilievi agli archi consolari che pur tuttavia erano immagine di trionfi. L'essere latini significa essere universali e nel tempo della disintegrazione atomica dell'uranio e del plutonio noi sogniamo con Dante le cui ossa avremmo voluto rapire. Oh, ineffabili paradossi dell'anima, ma ovunque è poesia, ivi è latinità. Dall'America all'Asia, ovunque è sogno, ivi è latinità. Ovunque è speranza di elevazione umana, ivi è latinità. Ovunque è ricerca di forme nuove di vita, ivi è latinità. Ovunque è sostanza e classicismo di verità politica, ivi è latinità. Ovunque vi sia d'umano, ivi è latinità, ovunque è onore, ivi è latinità. Questo nome è materno e possente, come l'amore di Roma. Roma amor! Queste sono le nostre affermazioni che credo tu condividerai al massimo. Assolutamente. Ecco. Allora, su questi principi noi ci basiamo e basiamo tutta la nostra operatività. La nostra filosofia e la nostra azione. Questo abbiamo depositato ieri, poi ieri abbiamo avuto una serie di impegni per cui non abbiamo potuto, diciamo, esaminare con un video, diciamo, il contesto. Allora, questa denuncia è contro il signor Matteo Renzi ed i più alti amministratori dello Stato italiano, ma anche i 28 commissari della Commissione europea e poi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Camera, del Senato, di tutti i senatori che hanno votato a favore della ratifica della direttiva 2014-59, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, le banche nazionali aderenti all'euro, i governatori loro e tutti i consigli di amministrazione, i consiglieri delle banche nazionali commerciali e poi questa sfilza di deputati che il 2 luglio hanno ratificato definitivamente la direttiva 2014-59. Ecco qui. Qui c'è l'elenco di tutti, uno per uno, di queste brave persone, di questi uomini d'onore
di questa realtà teppa umana, i quali hanno firmato a occhi chiusi o avendo anche gli occhi aperti, perché no, tappezzati di merda, di dollari e di merda, magari fossero tappezzati di dollari, di merda, hai capito? Hanno votato una delibera che è contro l'intero popolo italiano, perché oggi come oggi non credo che esista nessuno che non abbia un minimo conto corrente presso la banca. Allora, i reati da riduzione in schiavitù a alto tradimento, attentato contro la Costituzione dello Stato, attentato contro i diritti politici del cittadino, corruzione per atto contrario dell'ufficio, corruzione di persone incaricate di pubblico servizio, abuso d'ufficio, omissione del suo ufficio, interruzione del servizio pubblico di pubblica utilità, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, frode nelle pubbliche forniture, e poi distruzione di materie prime o di prodotti agricoli, industriali o di produzione, manovre speculative su merci, turbativa libertà dell'industria e del commercio, istigazione o aiuto al suicidio, riduzione in schiavitù, l'hanno detto prima, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, abuso della proprietà popolare, eccetera, eccetera. Che succede? Succede che c'è lo statuto della Corte Penale di Roma, che quasi nessuno conosce, che è stata ratificata il 12 luglio del 99 appunto a Roma, e che prevede tutta una serie di circostanze per cui i cittadini possono richiedere l'intervento della Corte Penale Internazionale dell'AIA a seguito della violazione o della usurpazione dei diritti che competono a tutti i cittadini e a tutte le genti. E uno... questo è comunque fumo negli occhi, diciamocelo. Ah, pure. Certo, sono anche loro della stessa razza, non è che... Però l'hanno messo in piedi per far vedere che esiste e per far, soprattutto per utilizzarlo quando gli conviene contro i loro antagonisti. Quando tu fai la denuncia archiviano, certo. Oppure ti rispondono dicendo che non è di loro competenza. E come ce ne rispondono sempre, ma noi comunque li rimandiamo. Esattamente. Allora, qui insomma uno dei motivi principe per cui esiste questo tribunale a tutela dei diritti che dicevamo prima è che all'articolo 7 dei crimini contro l'umanità, comma 2, lettera C, per riduzione in servitù, fra le altre cose che non è il caso qui di esaminare, ma non è questo il caso appunto, fra le altre varie situazioni di riduzione in schiavitù si intende l'esercizio su una persona di uno dell'insieme dei poteri inerenti il diritto di proprietà, anche nel corso di traffico di persone, in particolare donne e bambini e sfruttamento sessuale, eccetera. E poi il comma E, per tortura si intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze fisiche e mentali ad una persona che si abbia, di cui si abbia la custodia o il controllo, quindi per quello che riguarda attenzione, ecco, gli stati, sì, ecco. Voglio aggiungere una cosa molto importante. Allora, cari amici, voi dovete tenere presente che il reato si configura così come, no? Come è dettato nell'articolo. Allora, cosa succede? Quando noi parliamo di riduzione in schiavitù, noi ci riferiamo a uno specifico articolo di qualsiasi specifica legge. Quindi voi non irridete quando noi accusiamo questi mascalzoni di aver ridotto in schiavitù il popolo italiano. Non dovete ridere dicendo il popolo italiano non è in schiavitù, perché non ho mai visto finora nessuno in catena. In catena, andare in giro in catene. Certo, certo. Ma sarebbe meglio andare in giro in catene e avere libertà. Che avere maggiore libertà di pensiero che non quella che ci concedono queste allora, leggi. Allora, poi al punto G, per persecuzione si intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale. Non sto qui a dirvi, il diritto al riconoscimento della proprietà è uno dei cardini internazionali della legge e del diritto. Ma c'era anche nell'antica Roma, fondamentale. Certo. L'uomo senza proprietà è inesistente, come diceva Mazzini, perché Mazzini è stato il primo a condannare il cosiddetto bolscevismo, autentica creatura della finanza apolide internazionale, proprio per il fatto che il bolscevismo in se stesso eliminerebbe il diritto alla proprietà. Allora, l'uomo non è libero se non è anche proprietario, sia pure di un filo d'erba, ma il concetto della proprietà quello importa. Mazzini diceva, anzi, che l'uomo doveva essere proprietario della propria casa, perché è il tetto l'elemento fondamentale che caratterizza l'uomo la proprietà. Libero.
è secondo, anche l'uomo libero. Secondo il pensiero mazziniano, e quello ripeto con piacere perché di Mazzini ne dicono di tutto e di più, ma quelli che lo dicono sono... Non lo conosco. Quelli che accettano la calunnia sono dei cretini, e quelli che le dicono hanno interesse invece a togliere la proprietà agli altri per tenersela propria, a cominciare dai preti, oltre che dai marxisti. Guarda, ecco, la mano morta. Non parliamo per esempio della mano morta che non è quella che tocca il culo alle signore sull'autobus. La mano morta ruba circa 10 miliardi di euro l'anno allo Stato italiano. Esattamente. Che va a finire dallo Stato italiano allo Stato della Chiesa. A sua santità. Che dice che è povero. Poveri. E dice ai poveri. Allora gli diamo 8 miliardi circa con l'8 per mille. Gli diamo altri. Il 5 per mille che si pappano ancora di più. Altri 5 miliardi col 5 per mille. E sono 13. Altri 10 miliardi con la mano morta. E già sono 25. Appunto. Cioè, che non è quella che serve per toccare, capito? Il culo. No, perché c'è una mano morta e mano morta. Non rientriamo nei 35 minuti. Il culetto dei ragazzini o altre parti. Nei 35 minuti. Proseguiamo. Come lo devo dire? Dico le litanie perché voglio avere la benedizione di Sua Santità. Allora. Premesso che preesistono e quindi vanno considerati una palese illegittimità democratica degli organi UE, e cioè i commissari che determinano di dare le direttive ai vari paesi autonomamente a prescindere, sono nominati non si sa da chi e non si sa perché. Uno. La cosa incredibile è che poi questi signori hanno un potere esecutivo, legislativo e sanzionatorio. Esatto, cioè, assoluto. Questo non esiste al mondo. Non ce l'aveva nemmeno Luigi XVI. Certo. C'erano i tre poteri, infatti. Allora. I membri della commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Lo dice l'articolo 157 del Trattato di Maastricht, l'articolo 145. Che dice le deliberazioni prese dagli organi di comando, cioè i commissari UE, sono esecutive. E allora, noi abbiamo denunciato. Romano Prodi è stato membro di questa congrega. Assolutamente. Ricordiamocelo bene. Certo. E quindi da questo poi hanno potuto fare tutti quei trattati internazionali, tipo quello di Lisbona, quello del MES, quello del Fiscal Compact, quello dell'ERF, del Duelsen, del TISA, il TAFTA, il TTP, lo Stone Axe che dicevamo appunto l'altro ieri e così via. Tutti sono giuridicamente illegittimi in quanto non approvati da chi poi deve sostenere. Deve subirli. Subire, perché la legge è legge in quanto lo stabiliscono quelli che devono adeguarsi a quella legge, se la legge è legittima o non legittima. In un paese democratico è il popolo che decide cosa definire e cosa non definire, e non essere succubi di decisioni prese dall'altro, fra l'altro neppure nominati da loro. No, da chi deve subire le leggi e doverne subire le conseguenze. Questa è una follia assolutamente fuori da ogni logica, non solo antidemocratica, ma proprio fuori da ogni logica. Che poi la parola democrazia è solo una parola. Infatti. Un flatus vocis. Esatto. Tralasciamo tutte le altre considerazioni che abbiamo già più volte esposte in altre denunce, ma parliamo di un concetto importante, cioè. Abbiamo detto più volte che il debito pubblico poi lo pagano tutti i cittadini, e quindi tutte le regalie che lo Stato italiano e in genere in Europa in questi ultimi anni attraverso legislazioni incosciente, incapace, incompetente e criminale è stata fatta in favore delle banche, noi poi cittadini dobbiamo subire il costo di queste operazioni di regalia alle banche, no? Ma pensate che si sono andati a inventare questi. Oltre al fatto del debito pubblico che va risanato attraverso i beni pubblici o dei cittadini e il lavoro dei cittadini, e qui siamo arrivati al punto, sempre per il discorso della ratio che le perdite sono pubbliche e le attività e gli utili sono privati. Laddove i privati sono loro signori. Sono quei 12 lì, non è che sono altri. E i loro mandatari. Allora, ebbene, la collettivizzazione delle perdite finanziarie e il risanamento dei conti
bancari a carico dei conti pubblici e ora, a seguito dell'approvazione e ratifica della direttiva 214/59 del 15 maggio 2014, anche dei conti correnti dei cittadini dei paesi membri indebitati e quindi dei cittadini è del tutto antitetica ai principi fondamentali della comunità UE. Cioè la comunità era fatta su principi sociali, quello era il principio originario fondante, cioè che doveva essere una comunità sociale, basata sul mercato libero, ma sociale prima che mercato libero. Proprio nelle dichiarazioni propositive. Quindi una grande truffa. Quindi gli organi della comunità, in violazione in particolare dell'articolo 20 che dicevamo del testo dello statuto di fondazione della comunità europea, fra l'altro all'articolo 20 richiede che siano messi sotto processo i responsabili della crisi, governanti, bancari e altro. E soprattutto, sempre in violazione dell'articolo 20, gli organi della comunità dovevano invitare gli Stati a far mettere sotto processo i responsabili, nonché soprattutto consentire il fallimento delle banche. Al contrario, l'UE ha imposto di far pagare ai cittadini degli Stati in difficoltà il debito e di colmare i debiti delle banche tramite imposte sempre a carico dei cittadini. Questo normalmente. In più adesso si sono inventati questa cosa qui. Allora, la Commissione europea ha fatto molto peggio, ha emanato la direttiva 214/59 che i parlamenti nazionali come quello italiano e tedesco ratificano una tale infame, oscena e demenziale legge risolutrice del problema della finanza internazionale della nota problematica del fallimento delle banche. Una legge che evita alle banche di fallire e che invece sua riduce in fallimento i correntisti delle banche. Un vero e proprio delirio giuridico e uno stravolgimento totale del codice civile e fallimentare, creando disparità, oltretutto disparità di trattamento fra cittadini e soggetti di cittadini, fra soggetti a capitale pubblico, capitale sociale e cittadini di diritto individuale. Insomma, la politica degli organi della Comunità Europea, del Consiglio Europeo, del Consiglio dei Ministri, della Commissione e della BCE hanno assunto rispetto alla crisi economica e finanziaria è del tutto inappropriata ed antitetica ed illegittima, in quanto possa essere in violazione dei principi fondamentali che hanno ispirato la comunità stessa. La collettivizzazione delle perdite finanziarie e il risanamento delle banche tramite le imposte a carico dei cittadini dei Stati membri e il coinvolgimento dei cittadini correntisti bancari nel pagamento dei debiti contratti dalla loro banca è semplicemente folle e contrario a qualunque principio giuridico, ancor più ai fondamentali della comunità europea, alla Costituzione europea e al trattato sotto ogni profilo. Insomma, non entro troppo nel dettaglio poi dell'andata a leggere. Insomma, ecco, cosa dice questa direttiva? All'articolo 34, principi generali che disciplinano la risoluzione. La risoluzione sarebbe la soluzione al problema delle banche, per dare un'idea. Quindi l'articolo 34,1, lettera A, dice: gli azionisti dell'ente soggetto a risoluzione sopportano per primi le perdite. E fin qui andrebbe anche bene, cioè, nel senso che sei azionista della banca, mi sembra giusto che rischi l'azzardo come se giocassi al casino. E soprattutto l'hai voluto fare te, e quindi è una tua azione, come tutte le azioni c'è la possibilità di avere un rischio e di avere un ritorno negativo, perché te lo sei assunto intraprendendo l'impresa. No? Esattamente. Oh. Invece B, i creditori, allora, articolo 34,1, articolo B, adesso lo leggo poi ve lo spiego, i creditori dell'ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionismi, secondo un ordine di priorità delle loro pretese con procedure ordinarie di insolvenza, eccetera, eccetera, eccetera. Chi sarebbero i creditori, secondo voi? I creditori delle banche, chi sono? Lascia a loro un momento. Chi sono? No, ve lo dico, perché sicuramente pochi ci arrivano. Sono i correntisti che prestano i soldi alle banche quando vanno a depositare i soldi o qualunque altro bene, qualunque altra ricchezza in banca. Perché la banca poi con quei soldi lì, con quel denaro lì o con moltiplicandolo quel bene, per 100, per 1000, adesso non c'è più il moltiplicatore, che manco si conosce più perché non esiste moltiplicatore, una volta era 2 su 100, no, era fino a 10 anni fa, adesso non si sa esattamente neppure quanto. Fanno quello che vogliono. Allora, il discorso quindi è... loro ti vogliono prestare i soldi, no, ti riprestano comunque, aspetta, se li abbiano o non ce li abbiano, tanto si riprendono. È un numero. Ma allora, la cosa incredibile è che questo creditore, cioè il correntista che apre un conto corrente in banca, si ritrova, in base a questa legge qua,
ad essere equiparato a un socio, a un, l'abbiamo visto, gli azionisti, a un azionista della banca, è uguale, cioè assume lo stesso rischio su di sé esattamente come un socio della banca, solo che il socio della banca quando va bene guadagna stramiliardi, quando va male divide il rischio con i correntisti. Questa è una follia assoluta, i quali correntisti oltretutto non hanno nessun utile mai, tranne quell'1% o 0,5% che prendono, guarda caso, tanto per salvare le apparenze di interesse a dicono quanto... che glielo danno, no, ma poi con tutte le spese no, che detraggono, le falsificazioni dei conti, l'anatocismo abituale e quant'altro. Quindi questo per dire, insomma, che ci si, cioè, questi infami di Matteo Renzi e compagnia cantante con questo elenco che abbiamo messo qua all'inizio, no, di questi gran figli di puttana che non saprei come altro definirli, sì, no? Sì. Cioè una banda di stravolti, cioè proprio fuori di testa, perché poi oltretutto è una legge che si ritorce anche contro di loro, i loro parenti, i loro amici, i loro conoscenti. No, è una cosa allucinante, questa gente firma in bianco e con gli occhi bendati, ma come si può, con il cervello spento, non è possibile una cosa del genere. Insomma, allora siccome giustamente l'apparenza va tutelata, no? Che cosa dico? Allora, con articolo 34,1, punto, lettera G, senti quanto sono bravi, nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'ente o l'entità di quell'articolo 1, che poi vi spiego cosa è, fosse stato liquidato con procedure ordinarie di insolvenza conformemente alle salvaguardie di quell'articolo 63 e 75. Ci attaccano proprio. Allora, no, ascolta, allora questo vuol dire, tradotto in lingua volgare, statene tranquillo. No, significa che nessun correntista paga di più di quello che avrebbe pagato se la banca fosse fallita. Sì, certo. Ma che cazzo di discorso è? A parte che non è vero. No, ma a parte non è vero, non è vero. Ma pure se fallisce la banca, la banca ha dei beni e io come creditore ho dei diritti di rivalermi su quelli. Non solo non devo pagare un cazzo, ma devo avere il risarcimento dei danni che mi provoca la banca. E ce li ho, me li fanno pagare. Ed è lo Stato che in questi casi, quando la banca non può risolvere, a parte che c'è quella clausola del Ombudsman che dice che se c'hai più di 100 milioni più di 100 milioni in banca, fino a 100 milioni la banca ti risana fino all'ultima lira. Questo dice la legge. E invece questi non solo non applico, esiste ancora non mica l'hanno abrogata, certamente, la legge lì. Certamente. Allora, esiste ancora, c'è una legge che dice, certo, che il correntista, legge fondamentale che il correntista dello Stato, certo, dello Stato di diritto. Dice che il correntista ha diritto al risarcimento fino a 100 milioni, una volta era 100 milioni di lire, adesso saranno 100 mila euro credo, o 50 mila, comunque sia, insomma c'ha diritto a un risarcimento fino a 50 mila euro se fallisce la banca. Invece queste non solo non ne parlano proprio, ma dicono guarda quanto siamo buoni, non ti facciamo ricadere al 100% dentro il fallimento, tu pensa un po', no? Tu che sei cliente, no? Però ti facciamo perdere solo quello come che non esistesse una normativa bancaria, sì, oltretutto. Allora, questa legge qua riguarda anche tutta, poi ne parliamo, cioè questa legge qua va a stravolgere il testo unico bancario e tutto quello che riguarda la normativa bancaria negli ultimi 70 anni. Perché? Perché riscrive praticamente tutte le norme di legge in merito per esempio al codice fallimentare e al codice del testo unico bancario. E cioè, vabbè, troppo complicato entrare, certo, nel dettaglio, non c'è nessuna ragione. Però quello che è importante di sapere è che poi, siccome loro sono bravi e buoni, anche tutelano pure, no? Dicono, ma guarda che non è che siamo così cattivi. E ha sempre l'articolo 34,1, lettera E, dicono che però i depositi che ci avete nelle vostre cassette di sicurezza sono interamente protetti e salvaguardati. Oh cazzo, vorrei vedere che mandate mai a mettere le mani pure nella cassetta di cosa sicurezza. Cosa che fanno abitualmente. Certo. Però che lo normi pure, no? Che lo fanno normalmente, ma per quantomeno l'apparenza deve essere salvata. Quindi dico no, la cassetta di sicurezza non te la tocchiamo. E poi, allora qui dicono... Vabbè, no, non entriamo troppo nel dettaglio, no, perché è troppo complicato, però va detto che questa cosa per il momento, dove sta, aspetta,
Vabbè, tralasciamo tutte le altre cose che poi chi vuole va a vedersele, perché nel dettaglio insomma sarebbero anche superflue. Però questo sistema di coinvolgere nel fallimento della banca, la quale banca non fallisce, fallisce il correntista, la banca continua a lavorare, è la cosa più folle da... poi ne ci arriviamo. Ma... come se la responsabilità del fallimento non fosse delle operazioni avventate dei dirigenti e dell'amministratore della gara. Poi ci arriviamo. Insomma, questo è un procedimento logico, però, che tutto ciò, perché essere diciamo, considerato logica una cosa del genere, si chiama bail-in, e cioè coinvolgimento all'interno. Diversamente in opposizione al bail-out, che è il coinvolgimento all'esterno, che è quello di coinvolgere gli stati nel diciamo, surrogare e diciamo, subentrare al fallimento della banca e pagare poi i creditori, no? Che sono stati coinvolti, i correntisti che sono stati coinvolti. Insomma, la cosa più incredibile è che adesso, senza nel silenzio più assoluto, dal 1 gennaio 2016 tutti i correntisti che hanno per il momento, questa è la legge, depositi superiori a 100.000 euro detenuti come persona fisica e dalle piccole e medie imprese sono colpiti appunto da questo procedimento. Cioè, se hanno più di 100.000 sono colpiti, se ne hanno meno di 100.000 non sono colpiti. Basta ritirare però 20-30.000 euro e metterli in un'altra banca, esatto. In teoria, cosa che invece non significa assolutamente. Ma il limite oggi era anche in Germania fino a 6 mesi fa di 100.000 euro, e già siccome è stata approvata 6 mesi fa questa legge, nel frattempo qualche settimana fa lo hanno portato a 30.000 euro, e già a 30.000 euro comincia a essere molto vicino a ciascuno di noi. La media borghesia tedesca come minimo a 30.000 euro in banca. E quindi poi arriviamo alla, insomma, per dirla e fare un esempio diciamo abbastanza attillato, questa è diciamo, tanto per definirla, una legge pensata da cani, scusandosi coi cani, sì. Fatta con i piedi, per non dire peggio, per i servi della gleba e non per cittadini che con onore sostengono ogni giorno col loro santo e degnissimo lavoro lo Stato, le istituzioni, la comunità europea, e vengono ripagati con tale spregevole considerazione squallida moneta. Cioè noi sosteniamo il sistema e il sistema ci si incula. Se non ci fossero i cittadini che lavorano non esisterebbe il sostentamento dello Stato e tantomeno delle banche. Insomma... per fare un parallelo, no, allora, tutta questa storia qua, l'abbiamo già detto ma l'abbiamo riscritto un'altra volta, tutta questa diciamo, messa in scena degli ultimi mesi, la Grecia, i vari trattati internazionali, TISA, TTIP, eccetera, appaiono all'improvviso proprio pompati dall'immagine mediatica in pochi giorni, e diventa il clou, no, delle discussioni. Ma questo serve solo per occultare, come sempre, distrarre, diciamo puntare il dito verso la luna e fare in modo che però sia il dito all'osservazione, diciamo il punto di osservazione. E qui il dito è la Deutsche Bank, che ha 54,7 trilioni di dollari di titoli tossici in berta, 54.700 miliardi di dollari di titoli tossici che vanno in scadenza e non si sa che cazzo, non li comprerà nessuno, e quindi la signora Deutsche Bank farà un botto di quelli tremendi. Lo speriamo, e con lei che dovrebbe crollare. No, ma il bello è che con questo sistema che adesso hanno adottato non crolla la Deutsche Bank, crolla la Germania. Peggio per loro. E quindi andiamo avanti ancora per fare un parallelo. La direttiva attualmente recepita di cui si parla è come se si volesse costruire la propria villetta, fate conto. Si incaricasse un'impresa edile di costruirla, gli si versasse un congruo anticipo per l'inizio dei lavori e all'improvviso intervenisse un giudice che dichiarasse il fallimento dell'impresa edile, ma lasciasse il costruttore di seguire la propria attività.
mentre contemporaneamente ci venisse sottratto l'acconto versato per ripianare i debiti del costruttore, in questo modo facendoci fallire. Cioè siamo alla follia più assoluta della logica. Cioè, se Platone se svegliasse oggi dice questi sono diventati tutti martiri. Ma non solo Platone. A chiunque, anche Aristotele, sì. Ma contento anche di Aristotele. Cioè è una cosa folle. Quindi qui c'è stata una sottrazione, diciamo a mano armata, della perdita del diritto di proprietà, che è un diritto inalienabile. Anche lo Stato è una maniera in stato di guerra può intervenire anche con la confisca, è una maniera indiretta. Ma la confisca comunque va ripagata al cittadino, non è che gli levi il camion perché ti serve per portare le munizioni e non gli dai un cazzo. Gli levi il camion perché ti serve, gli dai o i soldi oppure, che ne so, un latifondo demaniale. Durante il primo conflitto mondiale il governo, durante la grande battaglia della Marna, requisì tutti i camion. No, i camion, i tassi anche di Parigi. Sì, certo. I tassi di Parigi. No, tutti i camion, perché c'erano più camion, anche i tassi. E quei tassi di Parigi portarono i militari e ripararono. Ma li hanno pagati, certo. I tassi di Parigi. Certo, mica gratis. Avuto. Ecco, l'hanno confiscati temporaneamente, poi li hanno restituiti e li hanno pure pagati. L'autista del tassinaro, chi guidava i tassi, era il tassinaro stesso. Certo. E li hanno pagati. Certamente. Cioè non esiste, in uno Stato di diritto, non esiste nessun momento, neanche eccezionale, in cui lo Stato può derogare delle sue stesse leggi. Attenzione, lo Stato di diritto è comunque lo Stato, cioè lo Stato o è di diritto oppure non è Stato. E non è lo Stato. E questo lo diceva pure Selin, mi sembra. Certamente. Cioè, allora, l'ultima cosa che volevo dire, con questo chiudiamo. Forse a qualcuno può sembrare strano che noi abbiamo detto che il correntista è un creditore della banca. Nei fatti è un creditore, perché quando tu vai a aprire un conto corrente, ti dai i soldi, oh. Immediatamente per poter aprire il conto corrente ti chiedono dei soldi, certo. Non te lo fanno gratis, ti chiederanno 5 euro, sì, sì. Ti chiederanno 10 euro, te ne chiederanno 150, ma ti chiedono dei soldi perché è una formalità, è un fatto non è una formalità, non solo una formalità, è un obbligo di legge. Che è formale. No, ma anche un obbligo giuridico. Appunto. Nel senso che tu fai un'operazione di negozio giuridico in cui tu sei il creditore e loro sono i debitori. Infatti, al contrario di quello che ti fanno credere. Appunto, nel momento in cui tu dire. Il conto corrente diventa in negativo, allora tu sei debitore. Diventi, certo. Perché sono loro che ti restano i soldi a te. Ma sì. Quando tu hai un attivo di anche solo un euro, tu sei il creditore, e sei il padrone, il domus del negozio. E non solo. Il domus del negozio. E loro giuridico. Ti fanno pagare degli interessi, interessi e delle spese. Allora anche questo, dal punto di vista giuridico, è un fatto importantissimo. Il fatto che loro ti facciano pagare delle spese significa che sono loro al tuo servizio, certo. E non tu, certo. Perché è loro che lavorano per te. Che lavorano per te. È chiaro? Ecco. Questo per chiarire insomma qualche concetto che e poi si comportano come Arlecchino servo di due padroni o di ladri di polli è un'altra cosa, ma la sostanza del discorso, il quadro generale, il frame è proprio questo. Quindi il cittadino da creditore con questa legge passa a debitore. Una delle cose in assoluto no, più gravi negli ultimi 3.000 anni. No, di più, ad azionista soltanto sì, debitore. Esattamente. Non azionista nelle duplice sì, rese, ma no, soltanto debitore. Debitore, certamente. Tant'è vero che noi avevamo detto, l'abbiamo già detto più di una volta, allora se tu mi tratti da azionista e vuoi i soldi miei quando stai fallendo, mi dai anche gli utili degli quando guadagni e compri titoli sorsi sulla regola in borsa. Sono cazzi tu. Dopodiché, cari amici, ciao, buone cose a tutti.